Ciao amici e benvenuti da DJ Mr. Quindi. Quando mi è arrivata questa mini soundbar della Creative, sono di corsa andato sul mio profilo Amazon per verificare se realmente avessi pagato la somma richiesta durante l'acquisto. Ma scherzi a parte, questo dispositivo non è il classico cerotto per i nostri ascolti audio, ma in diversi contesti può diventare quello primario. La Creative poi qui è vero che determina questo dispositivo come una soundbar, ma in realtà le numerose integrazioni che vedremo durante la video recensione l'accostano sicuramente molto di più a uno speaker Bluetooth. Io vi ringrazio per il like, iscrizione e condivisione, e se vi va stavolta più che mai di passare per l'acquisto, qui sotto ci sono i miei link sempre aggiornati Amazon, perché sono sicuro alla fine molti di voi l'acquisteranno per il prezzo, anche solo per tenerla dentro la propria confezione e in futuro chissà utilizzarla, anzi sicuramente prima o poi l'andrete ad utilizzare. Ma adesso è tempo di sigla. Non ho nulla da recriminare sulla dotazione, i cavi per gli ingressi di cui è dotata la soundbar ci sono tutti, la completa anche una guida rapida in lingua italiana, ma dove ha risparmiato la Creative? Sui materiali, o meglio su un materiale in particolare che ricopre il 70% della soundbar, questa plastica lucida nera che anche dà un certo effetto premium a distanza, ma è una vera calamita per le impronte e la polvere. Ma soprattutto il lato più negativo è che si graffia con estrema, anzi estremissima facilità. Fate decisamente attenzione. Va già meglio invece per la griglia frontale in metallo. Peso e dimensioni in questo caso sono positivi, perché non sono eccessivi, anche se la soundbar si sviluppa per una certa lunghezza, riesce a coprire tranquillamente la base del mio monitor da 32 pollici. Qui dietro si può tranquillamente inserire all'interno di uno zaino, ma fate attenzione per questo utilizzo, perché lei non ha nessun grado di protezione e certificazione agli agenti esterni. Ho avuto confidenza e praticità dal primo momento con i tasti e le funzioni integrate. La console è riposta sul lato della soundbar e ci permette di fare veramente tutte le operazioni, grazie anche a delle combinazioni di pressioni, clic, e poi c'è tutto scritto sul manuale di istruzioni, compresa quella di poter cambiare fonte di riproduzione. La completa sulla parte frontale un piccolo LED multicolore di stato, e c'è anche il supporto vocale, ahimè solo in lingua inglese. Si ampliano gli utilizzi sulla parte posteriore, salta subito all'occhio che mancano quegli ingressi su questa tipologia di prodotto più comuni, come una HDMI, e per i più esigenti anche un ingresso ottico audio. Ma tuttavia, quando lo andiamo ad acquistare, sappiamo, siamo consapevoli, soprattutto a questo prezzo, che questa soundbar avrà questi limiti. Non manca l'ingresso jack e un ingresso micro USB, perché la batteria integrata permette di avere, nella migliore delle ipotesi, 6 ore continuate di autonomia. Si è aperto anche un capitolo, mi piace particolarmente andare a leggere i vari forum, inizialmente con il firmware di fabbrica, dopo 10 minuti di inattività la soundbar si spegneva, tanto che è arrivato un aggiornamento software, e io l'ho fatto, che ha prolungato questa modalità portandola al massimo a 6 ore. Ora qui magari ci sarà un'utenza contraria che avrebbe preferito che si spegnesse prima, soprattutto perché se non la spegniamo manualmente lei rimane accesa appunto per 6 ore. Tuttavia però la vera mancanza che avrei gradito all'interno della confezione è un telecomando, che avrebbe fatto sicuramente più comodo.
Aspetto un po' datato la tecnologia del Bluetooth integrato, che è di tipo 4.2, però tengo a sottolineare che questa soundbar è da qualche anno in commercio e quando uscì era l'ultimissima generazione disponibile. Paga qualcosina al confronto di quelli più recenti, ma all'atto pratico nemmeno una differenza abissale. È veloce all'aggancio, si spinge nei 10 metri in campo aperto. E soprattutto aspetto fondamentale anche per la tipologia di prodotto, non ci sono latenze nella riproduzione di film o video evidenti, perché se le guardiamo in modo attento qualcosa c'è, ma davvero nell'usabilità non incontreremo nessun fastidio dato da questo aspetto. E parliamo di driver. Non ci sono stravolgimenti tecnologici da parte o ingegneristici da parte della Creative, semplicemente mette due full range. La parte più intelligente è quella di andare a rinforzare con una membrana passiva quella dei bassi. Perché? Perché le soundbar soffrono a prescindere dal costo. Chi vi promette, io vedo spesso, sono sempre aggiornato, le ultimissime uscite promettono con un unico elemento centrale di dare anche un basso particolarmente corposo, vibrante. Secondo me sono favole, ma come dico sempre, un paio di cuffie, un paio di auricolari, perché poi le sentenze finali ce le dà l'ascolto della prova audio. Io vi ringrazio per il like, iscrizione e condivisione, e se vi va, qui sotto ci sono i miei link sempre aggiornati, Amazon al prezzo più basso. Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage the expectations. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. And we're off. Here we go. In 3, 2, 1. Siamo giunti alle conclusioni, però prima che succeda un putiferio, è un confronto impari, c'è troppa differenza. L'ho voluto apposta fare questo confronto con il Trosmart, decisamente più potente. E qui ho quasi una certezza che la Creative abbia voluto dedicare un po' qui e un po' lì le funzioni finali, l'usabilità finale di questa soundbar.
ma sono rimasto soprattutto sorpreso dal basso. Non fa impressione, non è il basso dirompente che ci si aspetta, ha una forma più definita alzando il volume al 60-70%, poi spingendo fino al 100%, beh, lì si perde, si vedono i limiti hardware anche di tutto il resto del palcoscenico sonoro. Tuttavia l'ascolto musicale, e per questo confermo che questa soundbar a più utilizzi, è decisamente gradevole, a meno che non vogliamo ascolti più fini, più attenti. Ma parliamo dell'utilizzo che se ne dovrebbe fare, quello di ascoltare film, video. Beh, questa soundbar non ha l'immersione, la profondità di soundbar decisamente più costose, anche con una tecnologia ben più ricercata. Però, stando a un metro e mezzo, riusciamo a cogliere qualche dettaglio, soprattutto su film particolarmente movimentati, una scena particolarmente movimentata, c'è quella piccola immersività. È chiaro che poi, allontanandosi, beh, il suono proviene direzionale, ma soprattutto la differenza è abissale per chi vuole sostituire senza spendere una fortuna, che poi il prezzo nella videorecensione di oggi è quello, è il prezzo che fa ruotare tutto il resto intorno. Non vuole spendere una fortuna, però non vuole una soundbar di quella allo stesso prezzo. Io ne ho provate diverse, nemmeno l'ho portata sul canale, che non avevano proprio nessun punto di forza. Però non vuole spendere tanto, magari la TV al mare. Beh, con questa Creative Stage Air porta anche uno spunto di qualità. Ma tuttavia aspetto anche i vostri commenti di quello che avete percepito. Se avete avuto esperienze dirette, qui sotto vi ricordo i link sempre aggiornati al prezzo più basso, perché appunto se torna con lo sconto come l'ho presa io, e vi dico anche il prezzo, 25 euro, ecco, è pronta la scatola, mettetecela dentro e poi si vedrà quando la utilizzerete. E qui vi lascio la pagella di questa Creative economica, ma che di sicuro di economico non ha la qualità audio di DJ Mister. Quindi vi dà appuntamento a presto.